ucciderà, come dire, un po' di trend e un po' di provocazioni per il futuro, provocazioni che non finiranno, che saranno richiamate poi nella relazione dopo il coffee break anche dal dottor Molteni, nell'ambito della sua attività nella clinica riabilitativa e dell'attività di ricerca. Qui, professore, con piacere. Buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio il professor Siciliano, l'associazione, per questo invito, questa responsabilità e l'ingegnere capitale anche per la sollecitazione a accettarlo. Quello che cercherò di fare in questa mezz'ora è cercare di capire che non viviamo un tempo normale. Non viviamo un tempo normale in maniera un po' eccezionale. Tutti parliamo di allungamento dell'età. La popolazione è aumentata, non è solo aumentata l'età. L'Europa fondamentalmente è stazionaria, 700 milioni di persone, quindi dal 50 al 2050 sono gli stessi. Però l'Asia aumenta quasi 4 volte, l'Africa 11 volte, 2050 fra 20 anni, l'America Latina 4 volte, Nord America il doppio, da 50 in un secolo, l'Oceania 10 volte. L'attesa di vita, questi sono dati noti, li richiamo solo per introdurre l'argomento. L'attesa di vita, che vedremo che era un po' più bassa un certo periodo fa, l'attesa di vita nell'arco di un secolo, dal 1950 al 2050, in Europa è aumentata di quasi il 50%, il 40%, e circa 82 anni. Questa è media. L'Italia, voi sapete, che ha con il Giappone la vita media più lunga. Notate però cosa succede negli altri continenti. C'è un avvicinamento molto forte, vedete, 80, 82, 83, 83, mentre erano diversi prima, e nel 2099, cioè fra un po' di anni, alcuni di voi più giovani ci saranno, c'è una stabilità intorno ai 90 anni. Eccetto l'Africa, che però insomma viaggia sui 77. Un ultimo punto di questi che voglio sottolineare è che le persone oltre i 60 anni, e questo allungamento di vita, vedremo che l'AL ha un'importanza centrale in questo, per aiutare queste persone, è un terzo. Noi siamo già a un terzo come Italia, questa è l'Europa nel 2050, 34% oltre 60 anni, e vedete che alla fine di questo secolo fondamentalmente tutti i continenti si allineano. Quindi siamo dentro in un trend secolare molto forte, molto solido. Un altro punto estremamente interessante è che l'età, la popolazione, l'età lavorativa, qui sono presi dai 19 ai 64 anni, questi sono dati, come vedete, delle United Nations molto recenti, due anni fa, sono aumentate moltissimo, ma è aumentata anche questo triangolo 2010-2050, fra 30 anni, questa parte che è quella che abbiamo visto come allungamento di vita. Questo è un dato un po' più settoriale dell'altro, però fa vedere fenomeni in corso. Questo ancora sono tutti dati ufficiali, quindi si prendono per buoni. Nell'arco di una trentina di anni, dal 2000 al 2030, vedete che questo a livello mondiale, la popolazione in rosso di età 60-64 anni è aumentata moltissimo, contemporaneamente infatti è definito come deficit demografico, c'è cioè una diminuzione della popolazione tra 20 e 24 anni. Questo ha delle implicazioni
notevoli sono qui. Questa è una diapositiva, un collega mi ha detto, per questo questa tua diapositiva sono andato in crisi, bisogna cambiare. Questo ce la dimentichiamo spesso, però fa parte della nostra vita. Sono dati anche questi ufficiali, The Organization for Economic Cooperation and Development, del 2014. Nel 70 c'erano circa 14 persone in età di lavoro fra 20 e 64 anni, una sola aveva più di 65 anni, cioè in pensione, adesso le pensioni allora cominciassero a 65, cominciavano anche a 55. Però se guardiamo quello che succede ora, 2015, questi sono dati generali, sono 5 persone a una, 2023, 2025, cioè fra 10 anni, 2,5 a una. In Italia siamo già a 3 a 1, eh? Nel 2015 sono 3 persone che lavorano e una che ha più di 65 anni, che si impressiona. Ho ripreso questi dati perché credo che in un convegno scientifico sia estremamente importante cercare di capire dove siamo e i cambiamenti che sono in atto. Un dato di questo genere credo che sia una spinta fondamentale a società come la Ambiente Assisted Living e altre, perché come vedremo insieme all'allungamento di vita c'è un aumento della disabilità. C'è circa 1 miliardo di persone nel mondo, il 15% della popolazione che ha disabilità, in Europa il 3% degli uomini e il 6% delle donne. Quindi il problema della disabilità è un problema universale, è un problema di salute pubblica, però, e questo credo che sia importante, è un problema di rispetto della persona umana, di diritti umani, e quindi è una priorità. Non è marginale. Quando ero un ragazzo, i disabili erano enormemente meno. Non solo, ma i bambini, circa 1 su 20 di quelli inferiori a 15 anni, 93 milioni, vivono con disabilità moderata o grave. In Italia sono circa 3,5 milioni di disabili, cioè non autosufficienti a diverso livello, con diversa gravità, circa 1 milione che vive. Questo è importante perché o noi aiutiamo queste persone, lavoriamo con loro, non per loro, o altrimenti viene avanti una società in cui si pensa di settorializzare i disabili, che è spaventoso. Il 4% solamente può accedere a servizi di assistenza domiciliare integrata, qui siamo in un tempo che è collegato con istituti di riabilitazione notevoli, diciamo, un ospedale eccezionale, una rete solidaristica assolutamente di primo livello, quindi questo non è un problema che ci riguarda tutti, non solo le strutture, c'è il problema del volontariato dei giovani, il volontariato degli anziani, bisogna lavorare insieme. In Italia circa il 20% di soggetti oltre 65 anni ha qualche disabilità e sale a circa il 45% oltre gli 80. C'è un altro aspetto che riguarda ancora la L per possibili aiuti, oltre a quelli interpersonali, quelli tecnologici, è la solitudine. La solitudine è una grave forma di povertà e non è un numero piccolo. Perché? Perché per esempio negli Stati Uniti il 40% delle donne rispetto a circa il 20%, il doppio, il 19% degli uomini sopra i 65 anni vive in solitudine e 10% con depressione. In Italia ci sono alcune regioni, la Valle d'Aosta per esempio, in cui le donne sole sono circa il 45%. Quindi il problema, questo a livello mondiale, le donne sole rischiano di essere 850 milioni tra una trentina d'anni. Questo è interessante, l'ho riportato perché la Cina. Perché la Cina non aveva questo problema. Tutti noi abbiamo letto qualche classico dei cinesi, sappiamo i saggi cinesi. In Cina, mi ricordo, faccio un inciso, un grande ministro inaugurava un'istituzione
Italia, ha raccontato un aneddoto. La Fiumicina dice: noi abbiamo delle bellissime case di riposo per anziani, cioè, noi non ne abbiamo. Come mai? Perché li teniamo in casa. Bene, l'enorme fenomeno dell'urbanizzazione in Cina ha fatto nascere un problema di questo genere. Infatti ci sono le Asian Associations sono un problema con cui c'è un tentativo di risolvere un problema. Vediamo un po', questa è una malattia che quando ero giovane io fondamentalmente non c'era, si chiamava demenza, adesso sappiamo che si chiama Alzheimer. Nel mondo ci sono vedete 36 milioni nel 2010, dopo 20 anni 66 milioni, vediamo l'Italia, 700.000 casi, 80.000 nuovi casi l'anno, 7 minuti, ogni 7 minuti una persona perde la memoria, e se dividete i minuti dell'anno per 80.000 viene fuori circa 7, se non ho sbagliato i conti. Quindi questo è uno scenario assolutamente nuovo nella storia dell'uomo, questo insieme. Vediamo un altro aspetto di novità, vediamo quindi cosa possiamo fare. La ricerca. C'è un'esplosione della ricerca. Ci sono circa, contati male, questi sono i dati dell'UNESCO, ma alcuni stimano di più, sono circa 8-10 milioni i ricercatori nel mondo, che chiaramente sono più concentrati nel Nord America, nel Nord Europa, in Giappone e in Australia, che vedete le differenze, e non solo sono milioni, ma rispetto ai tempi in cui Galileo scriveva le lettere o Copernico si scambiavano, lettere che studiamo a scuola o interessandoci di storia della scienza, e quindi era un discorso fra pari. Una novità, anche questa assoluta, è da un lato l'interconnessione dei ricercatori, questa è la rete GAR, cui siamo connessi, sarete connessi anche voi credo, dall'altro è la popolazione, cioè la condivisione delle scoperte scientifiche e il tentativo di usufruirne o di applicare a se stesse con vantaggio della popolazione. Anche questa è una condizione che non c'era mai. L'80% delle persone che entrano in un ospedale oggi prima si informano in Lombardia, in internet, per sapere chi c'è, cosa fa, quali sono i livelli. Non passerà molto tempo che i giornali, come succede in Svizzera, tanto per non andare lontano, negli Stati Uniti, pubblicheranno le classifiche con le migliori strutture. Questa è una forma di democrazia, cioè ci sono aspetti veramente molto apparentemente lontani che invece cambiano la situazione. Questo l'ho portato come esempio per far capire brutalmente la velocità di sviluppo della scienza. Perché? Perché questo l'ho preso io con il mio telefonino da un congresso, questo Topol, un grande cardiologo americano, presidente della Società Americana di Cardiologia, ha presentato queste slide, che comunque sono pubblicate su questa rivista. Questa è la rivista con il maggior impaffatto delle riviste al mondo, 140 di impaffatto. E questo grafico dice delle cose clamorose. Il DNA, la sequenza DNA, è costata alcuni miliardi, pochi anni fa, poco più di 20 anni fa. Bene, questi due grafici, lo vedete male, ve li spiego io, qui dicono che nel 2014 ci sono, qua sono i numeri sulla linea rossa, sono 700.000 le persone a cui è stato sequenziato il DNA. Bene, il costo è di circa $2.500-3.000. Si ipotizza che nel 2000, questi sono dati americani, 2025, se il numero viaggia come viaggerà probabilmente su 7 milioni, il costo è questo qua, è intorno sotto i $1.000, sui $500, quindi si potrà avere il proprio DNA sequenziato per $500. Questo fa dire probabilmente si riesce ad avere tutta una serie di informazioni, poi gestirle è un altro problema, ci sono problemi etici, ci sono tutta una serie di problemi, poi c'è l'epigenetica, c'è lo scambio con l'ambiente, è più complicato di quanto si pensasse, però per dire che in 20 anni si è passati da premi Nobel, da miliardi per un
azione a qualche centinaio di dollari. Quindi, cosa è successo? È successo che c'è un aumento vertiginoso delle conoscenze che raddoppiano ogni 3 anni. Questo è un dato su cui io insisto spesso. Perché? Perché contemporaneamente, quando io studiavo, 20-25 anni, questa ha un'implicazione sociale non da poco a livello professionale. Perché? Perché noi siamo dei cattivi esempi. Perché bastava studiacchiare, aggiornarsi un po', e uno in una vita professionale, 25, raddoppia 50, 75, cambia poco. Con il raddoppio di 3 anni e con un altro giochino che succede, che è la memoria che si dimezza ogni 5, no? Succede che nei prossimi 20 anni le conoscenze teoricamente aumentano 7 volte, non è più 2 volte. 7 volte è un altro mondo, come è un altro mondo. Io ho fatto questo esempio, mi sembra simpatico, è come se oggi fossimo ai tempi della rivoluzione francese. Sta cambiando tutto. E questo non dobbiamo entrare in agitazione, ma però per cui avere coscienza che il mondo sta cambiando velocemente. E siccome qui siamo in un complesso scientifico, abbiamo delle responsabilità molto grandi. E qui dice, che cosa può fare un'associazione scientifica come l'Ambient Assisted Living? Chiaramente darà un contributo per quello che può, però è quello che voglio sottolineare, che è nel centro della problematica, da questo punto di vista. Quindi è quello di raccogliere la sfida. Nella seconda parte del mio intervento farò qualche esempio. Uno, la R, secondo me, dovessi dire che slogan è facilitare le relazioni. Abbiamo visto, cioè, tutti i mezzi, oltre quelli interpersonali, che poi bisogna continuare a educarsi, perché c'è stata la frattura dei rapporti interpersonali, dei gruppi e così via, va più o meno ricreati, c'è anche quello tecnologico, quindi, a cui ci riferiamo adesso, ma non è l'unico, l'autonomia, la sicurezza e l'implica. L'autonomia, per esempio, è molto importante, pensate, uno che suona, Rado Gnocchi è responsabile per i musicisti della Scala, quindi immaginate un musicista che non riesce più a suonare il violino, non basta dire bisogna fare dei movimenti, bisogna riuscire a capire bene quali sono i muscoli e fare delle riabilitazioni molto precise. Ancora, autonomia vuol dire poter aiutare le persone là dove sono. Un grande strumento della medicina nei prossimi anni saranno gli smartphone. Questi sono presi da un'altra rivista prestigiosa, General American Medical Association, è un cellulare a cui evidentemente c'è un visorino, invece di imbutino, con cui uno riesce a vedere la membrana del timpano e automaticamente spedire l'immagine a 100, 500, 1000 km di distanza e avere il parere dell'otorino. Di giochini di questo genere, che possono voler dire non precipitarsi sul primo aereo nei posti lontani, sulla prima macchina che capita per andare in ospedale, fa parte di una vita un po' migliore. Ancora, questo è un campo che voi conoscete meglio di me, è il problema della sicurezza, quindi avere delle case che siano controllate con sistemi flessibili, configurabili, controllabili da lontano, in comunicazione con l'esterno. Qui c'è tutto il problema del telecontrollo, della telemedicina, quindi la possibilità di realizzare complessi scenari di automazione. In clinica, questo è un esempio l'unico che porto di quelli nostri, questo è un progetto al quale con un sistema di stimolazione molto settoriale di muscoli, questa persona che vedete
non riesce a spostare questa bottiglia più di tanto. Vediamo se riusciamo. C'è una differenza, perché può dire ridare la possibilità a una persona di fare una vita quasi normale. La differenza qui è che c'è un sistema chiaramente che ha delle conoscenze concettuali, tecnologiche, non banali, che permette di stimolare in maniera precisa alcuni muscoli, mentre, questo è un esempio molto semplice che comprensibile da tutti, di solito faceva la stimolazione di tutti i muscoli insieme, massaggi. Queste sono delle tecniche da ambient assisted living molto significative. Lo stesso questo, l'analisi del movimento, in cui si può misurare con esattezza quali sono, con la miografia, i muscoli danneggiati, rieducarli e rivalutare il paziente. Chiaramente si possono fare delle risonanze magnetiche, insomma tutta una serie di dati per personalizzare le cure. Negli ultimi minuti vorrei, mi è piaciuto moltissimo, preparando un po' questo intervento, c'è un articolo su Science di qualche mese fa che vale la pena, perché può servire per pensare quanto è importante avere gli archivi. Nel 1932 in Scozia hanno fatto un test mentale a bambini, 160.000 bambini di 11 anni, bambini e bambine. Poi l'hanno rifatto nel 1947 a circa 60.000, poi sono dimenticati montagne di scatoloni coi faldoni e li hanno ritrovati alcuni, sono andati a cercarli qualche anno fa. E vediamo cosa succede. Succede che cosa? Questo è importante per dimostrare la neuroplasticità, perché quegli esercizi che abbiamo fatto, che abbiamo visto prima, sono possibili perché il cervello ha una plasticità che non si pensava avesse un po' di anni fa. Voi vedete che queste persone qui a 11 anni e qui a 70 anni, vedete che alcune hanno un cervello sviluppato 25% in più, quindi non è vero che invecchiando si diminuisce come possibilità, però ce ne sono alcuni invece che hanno in meno 25%. Questa è una di queste persone, di questi 50.000 ne hanno individuati 1.641, ne hanno selezionati in maniera scientifica, e hanno stato qui a discutere, conclusione che riguarda ancora anche AAL. Qui bisogna lavorare in gruppo interdisciplinare. A 70, quasi a 80 anni il punteggio, per quello che vale, comunque misurato bene o male, dell'IQ, il quoziente intellettivo, è predetto per il 50% a 11 anni. In altri termini, se tu misuri l'IQ a 11 anni, di media è il 50% di quello che avrai a 77 anni. Quindi qui si pongono tutta una serie di problemi. E l'altro 50% dove vado a prenderlo? E allora, e poi, problemi culturali, problemi relazionali, l'educazione. Noi sappiamo che l'intelligenza può essere sviluppata fino al 20%, quindi l'importanza della scuola, della famiglia, dell'ambiente, la dieta. No, non è solo la parte genica. E questi sono un esempio ripreso dallo stesso numero di Science, che fa vedere come l'esercizio, il sonno, di a dormire 7-8 ore per notte, questi, c'è la neurogenesi, quindi si può stimolare la crescita di nuovi neuroni e lo stress si modifica, gli stili di vita, vi ho detto, i geni, e qua sotto, qua sopra, il training cognitivo classico. Su questo si fanno tutti i giochini con il computer oggi per stimolare. Allora, nella mia relazione dicevo, un'inedita sfida epocale, sono le ultime slide. È veramente inedita? E la verità è che no. C'è stata una condizione, un momento, in cui l'uomo
si è trovato nelle stesse condizioni, che è la rivoluzione del Neolitico. Circa 11.000-3.500 anni fa, c'erano 6 milioni di persone, quindi 1.000 rispetto a 6-7 miliardi di adesso, c'è stato un passaggio da una società di raccoglitori, migravano, raccoglievano le barche, ammazzavano qualche animale, insomma, cose che sappiamo tutti, a quella di produttori e quindi il settlement. Cambiamenti giganteschi. L'uomo che ha inventato la vanga e le scarpe per vangare non è più lo stesso uomo. Vi do un solo esempio. Alcuni di noi non tollerano il latte. Il latte, quelli che non tollerano il latte, non è il formaggio è fermentato, non tollera il latte, però mangia il formaggio, sì. La lattasi, che è un enzima che c'è nello stomaco, è un enzima culturalmente indotto, perché indotto da quando gli uomini hanno addomesticato le mucche, sono tirati dietro, alcuni di noi questa lattasi ce l'hanno indotta da 10.000 anni, altri no. Bene, per dire un esempio di cambiamento. Cosa è successo? È successo che con l'aumento, con l'agricoltura, le donne hanno avuto più energia, più calorie a disposizione, sono riuscite a generare più figli, è aumentata, ci sono dei dati bellissimi, ha trovato queste cave con tutti i cranietti, il numero negli anni, li hanno marcati, giochi bellissimi. Comunque morale della favola è che c'è stata una maggiore disponibilità energetica e avere più figli. Voi sapete che in Africa alcune donne hanno un figlio solo, in alcune tribù, perché vivono in zone così poco alimentate da riuscire a nutrire un figlio solo nella loro vita. Questo è quello che succede. Creazione di villaggi, qui sarebbe interessante sentire i sociologi, perché è qui che si separano i ruoli dell'uomo e della donna, con più potere all'uomo che alla donna. L'inizio dell'economia di mercato, iniziare a vendere quello che produceva, e questo che è interessante, ho fatto questi studi, ve li do, c'è l'indicazione bibliografica, ci volevano in un chilometro quadrato, raccogliendo le barche, riuscivano a nutrire 0,05 bocche, quindi ci volevano 100 chilometri quadrati per nutrire 5 bocche. Oggi sono 54 e nel 2050 70-80. Dietro questo 70-80 ci sono gli OGM, c'è tutta una serie di problematiche che, sulle quali non entro. C'è un altro punto ugualmente interessante, per dire che insomma stiamo vivendo a distanza di 10.000 o 6.000 anni fa, 6.000 anni, una situazione simile, non uguale. Quello che si chiama Contemporary Demographic Transition nelle società industrializzate è lo specchio di quello che è successo nella transizione demografica del Neolitico. Nel Neolitico, guardate che avevamo 20 anni, la vita, queste sono le vite medie, 18-20 anni, noi diremmo dei ragazzi, questi hanno fatto la rivoluzione a 20-22 anni e ha cambiato il mondo, è veramente una cosa, oggi uno a 20 anni è un bambino, ma dopo. La cosa mi stupisce sempre. C'è stato, come vi ho detto, l'aumento della fertilità, della mortalità, attenzione, stratificazione sociale e complessità, inizio dell'economia del mercato, sorgere degli stati, villaggi e forti stati. Oggi, nella transizione demografica contemporanea, l'età media è quasi 80 anni, c'è un calo di fertilità, di mortalità, c'è una società complessa, interconnessa e fluida, questo è veramente complesso da gestire, però anche per loro credo che sia stato complesso di gestire questo, non avevano le nostre informazioni. La rivoluzione digitale, non detto. Qui credo quindi che la responsabilità nostra sia di cooperare perché il popolo della rivoluzione digitale abbia un futuro migliore come l'ha avuto con la rivoluzione del Neolitico. E questo
è l'aiuto che ci si aspetta da organizzazioni anche come la AAL e altre, perché riporto qui questa slide, questo dobbiamo tenerlo sempre presente. Se noi aiutiamo questa persona qui a vivere meglio e questi a lavorare o a vivere meglio, non solo lavorare, credo che avremo una situazione migliore. Quindi, concludendo, secondo me alcuni obiettivi per un'associazione come la vostra è facilitare la vita delle persone sane e fragili, riconoscere e difendere il valore della fragilità, quindi aiutare disabili, giovani, anziani o di ogni età nelle maniere possibili, aiutare il lavoro delle persone anziane, ovviamente bisogna avere, cambierà, ci saranno lavori non più di 8 ore ma saranno frazionati, non lo so cosa verrà fuori, però certamente deve cambiare, contribuire a ridurre le RSA per gli anziani. Io, un momento di follia, avevo detto abolire, non è possibile, però veramente tenere il più possibile le persone anziane nella comunità, qui c'è Valassi, vedo che sei un grande organizzatore, questo dopo aver fatto questo bellissimo centro potrebbe essere una stimolazione per una comunità come quella di Recco che è all'avanguardia. E io credo che questo sia un lavoro per i giovani molto affascinante, perché io sono dell'opinione di Théâtre de Chardin che il meglio finisce sempre per accadere e l'avvenire è migliore di qualunque passato a dispetto dei pessimisti. Grazie.